Alex Nuccetelli è stato ospite del programma di Rai 2 I Fatti Vostri per commentare le dure dichiarazioni dell'ex calciatore su Ilary Blasi. Il caso di cronaca rosa che continua a tenere banco in rete a colpi di dichiarazioni, repliche e commenti si è sposatato oggi in TV, nel programma di Rai 2 I Fatti Vostri, per un'intervista destinata anche questa a far discutere. Ospite di Salvo Sottile e Anna Falchi è stato Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, protagonista delle scene dopo le durissime parole su Ilary Blasi. L'uomo, già noto per il suo coinvolgimento nella storia che vede ormai la conduttrice da un lato e l'ex calciatore e l'attuale compagna, Noemi Bocchi, dall'altra, ha raccontato in TV la sua verità, aggiungendo dettagli su quanto già abbondantemente venuto fuori dall'intervista e ulteriori retroscena. Il PR romano ha confermato di aver visto Francesco molto depresso nei mesi successivi alla scoperta del tradimento di Ilary e ha parlato di una sua rinascita grazie a Noemi. Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia, ha detto parlando dell'amico. Quanto al presunto tradimento di Ilary, dei messaggi di lei con altri uomini io non so niente, ha aggiunto, mentre sul primo incontro con Noemi. Posso dire che è stato l'estate scorsa a un evento di padel in Sardegna, dove era andato con Ilary, ha spiegato, lui l'ha notata, ma è finita lì. Secondo Nuccetelli, dunque, la storia tra Totti e Bocchi sarebbe iniziata dopo la scoperta dei messaggi equivoci di Ilary, partendo da una frequentazione oggi diventata una relazione stabile. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato, è stata ancora l'altra considerazione del PR che ha descritto Francesco come molto depresso quando ha trovato le prove del tradimento della moglie.